Bentrovati amanti dell'horror in questa nuova reaction! Ancora una volta su quei trimoni di Parkinson e Chesterfield. Ma stiamo dando i numeri? Vediamo quanto ci metteranno a farmi triggerare. Abbiamo ricevuto un'email da una ragazza di nome Olivia che pensa di essere perseguitata da uno stalker fuori da casa sua. Olivia dice che si sente in pericolo e oltretutto attualmente vive da sola e tutti i suoi vicini sono scomparsi. Ci ha anche detto che quando guarda fuori da casa sua di notte vede sempre un'inquietante donna anziana nel bosco che vuole entrare in casa sua. Ci ha mandato questo video come prova. Vabbè, vediamo sto video. Ti devi spaventare. Vediamo. Ma che ozza che è quella roba? Ma stammi lontano, che non voglio malarmi. Occhio malocchio, prezzemolo e finocchio. Stasera andremo da Olivia e cercheremo di scoprire di più su questa storia. Ma prima, due parole per voi, dice Parkinson. Ma che ozza ci fa Chester vestito da furry? Non facciamoci domande, per tutti gli dei, non facciamoci domande e andiamo avanti. Ah, ma è solo una pubblicità per il loro merchandising. Oddio, toglietemelo dalla vista che mi sta accecando! Parker chiede a Chester che ne pensa della situazione della tipella e Ovamont lui dice che sto video manco lo voleva fare e che è una pessima idea immischiarsi in questa storia. Vabbè, come dargli torto? Dice anche che Parker vuole aiutare la Patonza solo perché la tipella è attraente. Parker ammette che la tipa gli fa un certo effetto. Non lo nascondono nemmeno che sono dei provoloni maledetti sti due. Ma poi, ma che problemi c'ha la tipa? Cioè, non è normale. Oddio, poi fanno vedere tutto il viaggio in macchina. Ma perché? Cosa ce ne frega a noi del viaggio in macchina? Mi tocca cantare adesso! Come si fa? Come si fa? Tu mi fai l'arbitrire, mi fai l'arbitrire. Finalmente arrivano a destinazione. La casa, come al solito, è inquietantissima. Ho messo il pannolino. Decidono di andare nonostante si stiano cacando sotto. Ma mentre si avvicinano si sente una risata in lontananza. Sentiamola. Ecco, io a questo punto avrei già preparato le valigie e avrei già chiamato il mio carissimo, amatissimo Skyscanner. Ma come se non bastasse, ecco che appare una ragazza in pigiama in mezzo alla foresta. Ma stiamo scherziamo? E che cos'è? Ma qualcuno chiami la polizia! L'ho detto! Chester rimane impietrito dalla paura. Ma a Parker non gliene frega un ozzac di niente. Parkinson, le sberle tonanti ti dovrebbero arrivare in faccia. Tonanti! Dai, andiamo a bussare alla porta, dice quel baccalà supremo. Mo' speriamo che ad aprirle la porta sia un mostro di Satana assetato di sangue. Speriamo. Vediamo. Attenzione. Sì, godo come un riccio. Non è la Patonza ad avergli aperto, ma un camionista arrabbiato. Dice Parker. Siamo qui per Olivia. Lei è qui? Sì, risponde lo scaricatore di porto. Sono io, Olivia. Godo. Ma ti biondo. Godo come un riccio appena nato. Ti ho ingannato. Ma... noi siamo venuti fin qui per lei. Furbetto che non è altro. È lì per aiutare o è lì per la tipella? No, me lo dica, signor giudice. Provolone supremo galattico. Ascolta, penso di essere davvero perseguitato da questa strana vecchia signora. Ho bisogno di voi. Non sai cosa ti aspetta, povero te. Va bene, dai. Penso che possiamo comunque parlarne. Let's go, entrate, let's go. I trimoni entrano e iniziano a parlare. Ci puoi dire il tuo nome? Mi chiamo Chad. Chad, come il meme. E mi sono finto donna perché voi aiutate solo le ragazze. Quindi, beh, oh, Giga Chad non ha tutti i torti. Bravo, omino poco rassicurante. Brav. In ogni caso dovete aiutarmi perché c'è davvero una bestia di Satana che mi perseguita. Ok, dice Parker, descrivici sta tizia. Sembrava trasandata, credo che le sia successo qualcosa. Penso abbia avuto un incidente o...
qualcosa del genere, insomma. So solo che è pazza, pazza, pazza per Gesù. Lo sai, no, come funziona? No, risponde Parker. Gli tira uno scappone di bassa potenza e dice: forse lei è pazza di me, non di Gesù. Come? Cioè, la bestia nel bosco è innamorata del camionista, ma non si riesce a capire niente! I'm a bigger finger rap god, a rap god! Sti trimoni supremi rimangono lì a dormire come al solito in compagnia di uno scellerato e di alcune ragazze inquietanti indemoniate all'esterno della casa. Solita storia, solita storia, ormai sono prevedibilissimi! Settano le videocamere, ma Chesterfield decide di dare un occhio fuori dalla finestra prima di andare a dormire. E chi si ritroverà davanti? Regina di Pixel? No! Pistrela! Pistrela che prega tutti i demoni degli imperi! Hello? Dice Chester. Hello? Ma sei fuori? Ma che hello hello? Ma scappa in Guatemala! Ma la tipa risponde muovendo la mano anche! Mamma mia, che fiato che ci vuole! Ti puoi sentire? Hai bisogno di aiuto? Oddio, che cosa è apparso alle sue spalle! Per la miseria, premere X con le chiappone, con le chiappone! Oddio, l'hanno ciapata! Piccola interruzione pubblicitaria per il pubblico dei cacciatori di mostri del Doc. Andate subito, subito a comprare il fumetto di Jeffrey Killer su Amazon, perché tra un po' uscirà il volume 2. E se non l'avete fatto, un re di Pixel sotto al letto vi metto! A tutti, a uno per uno! Affamato! Affamato! Chester, terrorizzato più che mai, cerca di convincere Parker ad aiutare la ragazza nel bosco. Ma lui lo percula e ignora ciò che l'amico gli dice. Oh no no! Mi devo trattenere! Prima di andare a dormire, Parker deve settare l'ultima videocamera nella stanza di Chat. Il camionista continua a prenderlo per il culo, ah, come se ce l'avesse con lui. Watson? Abbiamo un sus tra noi. Il camionista non mi convince proprio per un ozzac. E ride. Ma che ci provasse a prenderci per il culo a noi? Che ci provasse? Ma onna, lezzo! Tanti di quegli schiaffi che li faccio passare la voglia, li faccio passare di fare il buio. In ogni caso, Chad, abbiamo settato le videocamere e domani controlleremo i video. Ma Chad continua a sfotterlo. Parker giustamente si indiana, ma mentre pensa di andarsene via e di lasciare il camionista al suo triste destino, ecco che succede qualcosa di inquietante. Cosa? Ma si può, ma sta entrando dalla finestra, ma entrano dalle fottute pareti. Un po' godo però, lo ammetto, un po' godo. Se lo sbottiglia il bullo godo. Parker, che pensa che il bullo gli stia facendo un altro ennesimo scherzo, entra nella sua stanza e dice: Chad, ascolta un po', ne ho abbastanza di te. Ma porca miseria, Parker, ma non lo vedi che è stato sbottigliato, che è lì tutto sgorbellato al muro? Ma che ozzac hai, le fette di salame sugli occhi? Non rispondi, dice Parker, sei solo un codardo. No, Parker, è semplicemente e palesemente, aggiungerei, mort. E adesso torniamocene a letto a dormire. E beh, giustamente. Ma prima Chesterfield ricontrolla ancora fuori dalla finestra, che non si sa mai, non si sa mai. Curiosissimo! Uè, raga, scusatemi. Zeta. Ma speriamo che esce un tentacolo nero e viscoso, viscido, puzzolente dal bosco e ciapi Chesterfield per le caviglie, speriamo! Oddio, oddio, che spavento, signori! Ma sentiamo cosa dice. Per favore, lasciami entrare! Per favore, aiutami! Cosa? Lui mi ha fatto questo! Maronna santissima, che inquietudine! Mi sto a sentire male! Si è presa mia figlia! Fammi entrare! Ma questa sta scherzando o cosa? Ma io evoco subito Willy Smith più inferocito che mai! Chester nuovamente dice a Parker che non sono al sicuro e che c'è una ragazza nel bosco. Ancora? Non ti ascolta! Ma che due pelotas giganterrime, Chesterfield! E Parker nuovamente dice che non gliene frega un ozzac, vuole solo dormire. Oh, e che cos'è? La scoteca? E che cos'è? E che cos'è la scoteca, la scoteca? E alla fine se ne va a dormire. È un'ora che ce lo stai dicendo. E Chester lo segue come se niente fosse. Cioè, ma quanto no sense può essere sto video? Ma chi ha scritto la sceneggiatura?
Ma grande puffo! Dai su, vediamo cosa accadrà ai due trimoni maledetti. Ormai mi aspetto di tutto, sinceramente. C'è la stanza di Marco Togni, c'è la stanza di Omega Chad Mort. Povero camionista, hai perso la tua vita. E c'è anche il corridoio maledetto dove di solito Ready Pixel fa le sue performance. Senti, non stai in piedi, la cosa non mi convince, la prossima volta... Dai. Cosa? Brutta scellerata che non sei altro. Non ti azzardare a entrare in casa, eh. Brutta, giù, cacca, sei giù, 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 vai giù subito. Ecco, dai, è riuscita a entrare, lo sapevo, lo sapevo. Acalappia Pixel. Sì? Sì, sì, parlo con il disinfestatore. Ho un urgente bisogno di lei. Maronne, guardate ragazzi, Samara di Bering. Ardi Waghi modificato sotto effetto di Elisir. Guardi, fratelli, guardi cos'è entrato in mia stanza. Pistrela! Fratelli, ve lo giuro, io mai preso così paura, mai. Ma sono sciocco basito da quanto è raccapricciante. Regia fantasma, suono del mesto, senti male, per favore. Ecco, dai, lo sapevo. E avrò gli incubi stanotte. Come sempre, maonna. Za in faccia proprio. Za. Ma come? È entrata anche la bestia del bosco. Non ce la posso fare. Non ce la posso fare. Ho bisogno di tranquillizzarmi. Non ce la faccio, ragazzi. Oddio. È entrata nella stanza. Godo. Italia. 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 Intanto, vabbè, un mostro raccapricciante si sta muovendo nel corridoio. Avete presente il piccolo Lucio con la Nutella? Sì. Ecco, ma che succede? Don Matteo, dove sei quando servi? Che succede? Sta andando tutto male! Sta andando tutto male! Sì, ma Parker e Chester non si svegliano neanche quando la tipa smette a urlare. Come diceva un grande saggio orientale, quanta maionese! Ma attenzione, c'è qual quadra che non cosa. Il tentacolone sta agguantando Chester. Gli sta agguantando il pipino. Chester pensa che sia Parker a fare il biricchino. Ma ragazzi, c'è del video in questo doppio senso. Chester sveglia Parkinson, che si inchiana e non poco, e gli dice: ehi amico, amico, qualcosa ha toccato il mio piede. Incredibile, signori, finalmente qualcuno che gli mangia le dita dei piedi. Il dio degli schiaffoni ha ascoltato le nostre preghiere. Per tutti gli Enrico Pasquale di Stumunno, si vede la mano che si avvicina alle cosce smilze e bianche di Chester. Ma cosa sta aspettando a uscire dal letto sto cretino, sto stupido? Va, l'ha ciapato. Ma gli sta bene, troppa stupidità. Chester deve estinguersi. Una volta per tutte. Io faccio il tifo per il mostro. Che cosa sto guardando? Aiuto! Aiuto, lo sta mangiando completamente, lo sta inghiottendo. L'avevo detto io che dovevate chiamare la polizia, l'avevo detto. Parkinson, per tutti gli dei, fai qualcosa, mamma, tira fuori la mazza degli schiaffoni. Ma lo sta sbottigliando di santa ragione, cioè proprio bam bam bam, i capranzi incrociati. È quello che si merita. Mannaggia, è riuscito a salvarsi ancora, per sfortuna. Ed io che ci ho sperato fino all'ultimo. Ma fai schifo davvero. Ma non voglio ammalarmi, non voglio! Ma scappate, scellerati, scappate più veloci che potete! Come Sonic! Tanto lo so che si salvano ancora, lo so. E tu copriti, scostumato, che sei in giro in mutande, in mezzo al bosco di notte con la neve. Abbiamo trovato la nostra macchina e siamo fuggiti a casa. Una volta arrivati abbiamo controllato subito le mail per vedere se Olivia ci avesse scritto, ma non l'aveva fatto! Ma siete scemi o mangiate gelati? Oh, Enrico, di dove tu vuoi? Cioè, finisce così, con un tizio morto in casa, un mostro che ha seviziato Chester, una patonza impazzita e quel trimone senza cervello di Parkinson che non fa altro che provolare con le tipe. Regia! Regia fantasma! È sempre colpa sua! Sempre colpa sua! Svergognato che non sei altro! Oh, Enrico, di dove tu vuoi?